dice più di quello che vuole dire realmente Giuseppe Borrelli, a capo della Procura della Repubblica di Salerno, che nel giorno in cui è atteso l'interrogatorio di Massimo Cariello, il primo cittadino arrestato con l'accusa di aver pilotato dei concorsi pubblici, risponde a margine della conferenza stampa nel corso della quale la Guardia di Finanza ha reso noti i dettagli dell'operazione che ha consentito di scoprire un arsenale di droghe ed armi a Pagani. Il suo alla fine finisce per suonare come un appello sui tempi della giustizia, perché l'importante in questi casi, dice Borrelli, come in altri, è arrivare velocemente alla trattazione del dibattimento. È l'unico significativo commento che il capo della procura ha scelto di rilasciare ai giornalisti che gli chiedevano di commentare l'arresto. La procura infatti ha scelto di non intervenire su questa vicenda e, come ha spiegato Borrelli, semplicemente affidarsi ad un comunicato stampa, perché sembrava giusto che i cittadini sapessero le accuse rivolte nei confronti del sindaco. Ovviamente abbiamo fatto un comunicato stampa perché, insomma, era anche giusto che i cittadini di Eboli sapessero, sapessero effettivamente che, dove si trovava la persona, il sindaco che avevano eletto, quindi insomma anche da un punto di vista proprio di assicurare il funzionamento dell'istituzione era necessario dare questa notizia. Al di là di questo, noi attendiamo evidentemente le ulteriori fasi del procedimento e vedremo poi nel rispetto della presunzione di innocenza, se le ipotesi di accusa sono o meno fondate. L'importante in questi casi, ma in questi come in altri casi, è quello di arrivare sollecitamente ad una trattazione del dibattimento, perché evidentemente la procura porta un'ipotesi di accusa, è una parte di un processo, diciamo, alla quale vi è poi spazio, no, alla difesa di affermare la propria tesi. E c'è bisogno che qualcuno dica se la tesi difensiva è giusta o è sbagliata. Questo da un lato per legittimare eventualmente il lavoro della procura e dall'altro per ridare dignità a chi eventualmente sia in corso, sia è stato vittima di un errore. Questa è la situazione.